adesso è la volta di un cantante che viene da Caserta, ha 28 anni. Signore e signori, ecco a voi Evin. Un'estate perfetta. Un'estate perfetta. Estate perfetta. Bravi ragazzi! Bravo Evin, complimenti! Grazie. Più forte non mi sente, dai! Bravi, così, perfetto! Grazie, bravissimo, complimenti! Adesso passiamo a sentire, insomma, il parere. Io inizierei da Jonathan, perché il nostro direttore è sempre più generoso. Allora, io l'ho seguito un po' di più. Più di Giorgio, che Giorgio è abituato a seguire altre cose, purtroppo un po' un cavolo dalla mattina alla sera, però. Bene. Allora, complimenti veramente. Io pensavo, sincero ti dico, quando ti ho ascoltato nel casting, ho detto, bravo, bravo, ma manca tanto. Mancano tante cose ancora. Però vedendoti in diretta qua, pensavo che soffrivi il palco tanto, ma invece ho visto che ti sei scatenato veramente.
Quindi se già hai superato questo ostacolo, te lo dico io, puoi arrivare ovunque, ok? Perché davanti a tutte queste telecamere, tutto questo meraviglioso pubblico, che sono meravigliosi, fatevi sentire, fate un applauso ragazzi. Ti faccio i miei complimenti. Grazie, grazie. Bravo e continua così. Massimo. Allora, i margini di miglioramento ci sono. Secondo me un po' più grinta, un po' più personalità ti manca un po'. È un consiglio da spettatore. Trasmetti che hai passione, però non basta. Devi, come diceva Jonathan, devi migliorare su tanti punti, però ripeto, un po' più di aggressività, di personalità non guasti in televisione. Io Jonathan mangiano. Lo propongo come futuro possibile ballerino. No, cantante di Jack e il suo show, per vedere lui che cosa riesce a fare sotto le telecamere, col pubblico magari. Con le telecamere, sai che me le mangio. Cioè, facciamo un provino anche a Massimo Scattarella, che sta la prossima edizione, avremo anche lui. Sì, va bene. Un incontro di box, va bene? Un incontro di box, bene. Giorgio. No, lui riesce, è l'unico che riesce a rubare una macchina senza avere le chiavi, quindi è bravissimo. Però a parte questo. Parliamo di Evi. No, allora io appunto da spettatore, ma più che altro da artista, il mio consiglio che gli do è: la musica è bella, il loop è bello, deve aumentare un po' i BPM perché è un po' lenta sulla fase del non ritornello. La canzone è composta da una fase iniziale, centrale, finale e poi il loop. Sulla fase iniziale è lentissima, fase finale è lentissima e il loop è bello. Quindi aggiustato quello, aggiustato un po' il look, che comunque sembra un ragazzo, così ci si veste uno brutto. Invece tu sei bello, sei bel ragazzo, quindi la camicia bianca c'è, sta, devi, non ti dico che devi cambiare la tua personalità, però devi aggiustare un po' il look, perché ripeto, se eri brutto c'è stava e te mettevi una camicia bianca. Faccio un esempio, invece, puoi alzare, no, dai, sono perfetto, lascia perdere. No, ma infatti come lui non fa testo. Il pubblico ha deciso di darci tre nomi diversi, no. Ok, questo è quanto. Quindi vedi, la giuria è questa. Quindi detto io questo, non ne sapevo nulla. Fate bene, nulla. Per cortesia, fate i primi riquadri. Ma che combinate? Ma non c'è niente, il pubblico mi ha detto: sono figo, sono figo. Cioè, scusa, lui è il nano e lui è il brutto. Ha deciso lui, Ma io, guarda, veramente. Però se segui questi miei due piccoli consigli, dall'arrangiatore gli fai fare un pochino un loop, il BPM un po' più veloce. Il loop va benissimo, cambi appunto quel pantalone e la scarpetta, sei perfetto. Bene, facciamo un altro applauso al nostro Evi, ci vediamo presto, grazie e complimenti.